siamo a parlare oggi della nuova campagna di comunicazione che la nostra banca ha lanciato proprio in questi giorni. Ha un nome ben preciso ed anche significativo, direi, hashtag La Storia Continua. Il senso di questa campagna è racchiuso, direi, in due aspetti principalmente. Innanzitutto quello di attivare sempre di più il canale di collegamento del web, che ormai è diventato, no? Direi in generale, quindi anche per noi banche, uno strumento di contatto molto importante. Quindi, utilizzare anche questo tipo di canale ha il senso di anche con questo strumento accorciare la distanza, essere sempre più vicini a quello che è il mercato, soprattutto ai nostri clienti ed anche e soprattutto direi ai nostri soci. L'altro significato è quello di voler provare a raccontare una storia. Infatti, con questo hashtag che sarà identificherà e con la quale la campagna sarà riconoscibile, l'intenzione è quello poi di andare a raccontare questa storia nella nostra pagina Facebook e attraverso di essa favorire un'interazione, oltre che una comunicazione appunto con tutti quelli che saranno interessati a leggerla. È una storia, come dice appunto l'hashtag stesso, che continua e che si arricchisce di un capitolo particolarmente importante. È il capitolo che riguarda la costituzione del gruppo bancario cooperativo. La scelta infatti non è a caso perché questa storia oggi si arricchisce di un passaggio storico. Queste banche che sono nate agli inizi del Novecento hanno vissuto fino al 2016, l'anno scorso, in cui la legge di riforma è stata varata dal Parlamento, hanno vissuto questi primi circa 100-120 anni di loro storia. È stata una storia caratterizzata da una situazione che non si è mai modificata, cioè queste banche sono sempre rimaste banche assolutamente, come dire, singole, no? Piccole o grandi che fossero, ma che hanno sempre mantenuto interamente la propria, diciamo, autonomia. Con questa riforma l'autonomia viene assolutamente salvaguardata, ma si apre un capitolo nuovo e per questo dicevo storico, perché tutte queste nostre banche confluiranno nel gruppo bancario che la legge ha voluto per motivi vari, tutti molto importanti, il primo di tutti per incrementare ulteriormente la solidità e la capacità di dare risposte da parte di queste banche anche per i prossimi 100-120 anni e ovviamente noi speriamo ancora per molto tempo.